Care concittadine e cari concittadini, questa sera ci stiamo preparando a festeggiare l'arrivo del nuovo anno, nella consueta speranza che si aprano giorni positivi e rassicuranti. Naturalmente non possiamo distogliere il pensiero da quanto avviene intorno a noi, nella nostra Italia, nel mondo. Sappiamo di trovarci in una stagione che presenta tanti motivi di allarme e insieme nuove opportunità. Avvertiamo angoscia per la violenza a cui sovente assistiamo tra gli stati, nella società, nelle strade, nelle scene di vita quotidiana. La violenza, anzitutto la violenza delle guerre, di quelle in corso e di quelle evocate e minacciate. Le devastazioni che vediamo nell'Ucraina, invasa dalla Russia per sottometterla e annetterla. L'orribile ferocia terroristica del 7 ottobre scorso di Hamas, contro centinaia di inermi bambini, donne, uomini, anziani di Israele. Ignobile oltre ogni termine nella sua disumanità. La reazione del governo israeliano con un'azione militare che provoca anche migliaia di vittime civili e costringe a Gaza moltitudini di persone ad abbandonare le proprie case, respinti da tutti. La guerra, ogni guerra, genera odio e l'odio durerà moltiplicato per molto tempo dopo la fine dei conflitti. La guerra è frutto del rifiuto di riconoscersi tra persone e popoli come uguali, dotati di pari dignità, per affermare invece, con il pretesto del proprio interesse nazionale, un principio di diseguaglianza. E si pretende di asservire, di sfruttare. Si cerca di giustificare questi comportamenti perché sempre avvenuti nella storia, rifiutando il progresso della civiltà umana. Il rischio concreto è di abituarsi a questo orrore.